Il libro di tanto in tanto è un diario pubblico, sono riflessioni, considerazioni maturate durante tutto l'arco dell'anno precedente chiaramente, e messe in scrittura in forma di pensieri. Sono articoli che io pubblico su un giornale online a Piacenza che si chiama ilpiacenza.it, alcuni sono anche pubblicati su giornali cartacei. E poi alla fine, io a fine dell'anno li raccolgo in un testo unico, che è il libro che ogni anno presento, e ogni anno si presenta a Piacenza anche a Racalmuto. Che effetto fa presentarlo appunto nella sua Racalmuto, dove lei di tanto in tanto viene per le meritate ferie? Ma presentarla in questo borgo è sempre un'emozione in più, perché si ripercorrono i vecchi ricordi, si rincontrano i vecchi amici, si riparla la vecchia lingua, e per vecchia lingua si intende anche tutti gli annessi e connessi legami politici e sociali, quindi è un'emozione in più. Un'iniziativa che nasce per valorizzare gli scrittori locali e quindi valorizzare il nostro territorio. Ritengo che Racalmuto, avendo un patrimonio letterario, artistico e culturale notevole, necessita di queste manifestazioni, necessita di questi eventi proprio per promuovere questo nostro territorio, per promuovere il patrimonio e per mettere in evidenza, per valorizzare i grandi personaggi racalmutesi. Ricordiamoci che Racalmuto ha dato i natali a tanti personaggi, uno tra tutti Leonardo Sciascia, non sto ad elencarne altri. Personaggi che ancora, alcuni di questi sono contemporanei, sono ancora in vita e continuano a dar lustro al nostro paese. Ecco quindi che queste iniziative che benvengano, con la collaborazione dell'amministrazione comunale e di tutte le associazioni, con a capo la Proloco, che per eccellenza è l'associazione deputata a svolgere questa funzione di promozione del territorio. Carmelo Sciascia è un siciliano anomalo, io lo definisco la dimostrazione che il processo di unificazione nazionale si è concluso, perché lui è un piacentino di Sicilia che a Piacenza vive a pieno la vita culturale di quella regione, dell'Emilia. In Sicilia fa altrettanto, quindi non dimentica mai le sue radici, ritorna ogni anno, ogni volta che è possibile, per organizzare attività culturali. E in questa fiorente attività culturale, di scrittura soprattutto, non trascura mai di cercare continuità storica e umana fra il nord e il sud, e fra il sud e il nord. Quindi questa sera presentiamo questo libro di tanto in tanto, che è l'undicesimo di questa serie. È una serie di libri che raccolgono gli scritti, le riflessioni sui temi più disparati che lui sviluppa durante il corso degli anni, e poi mette assieme e dà un senso di organicità letteraria. È molto interessante, perché costringe il lettore alla riflessione in un momento in cui riflettere è molto importante.